Ebbene sì, signori, sono passati 3 mesi dall'introduzione dell'iPhone 15 Pro ed è arrivato il momento di parlarne qui sul canale. Iniziamo. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing Cody not with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan. Qualcuno potrebbe averlo trovato sotto l'albero, qualcuno magari come me era lì come un pazzo a refreshare per averlo subito, e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso da quella che è la feature di punta di quest'anno, che è il ProRes Log. E quindi oggi ne parleremo di questo comparto video nuovo, e soprattutto, prima di dirvi la mia, voglio farvi vedere tutto quello che si può realizzare e lasciare che voi stessi formiate la vostra opinione a riguardo. Come ho deciso di farlo, sarebbe stato molto semplice uscire per la città, fare qualche clip, farvela avere e fine, ma non era abbastanza, e quindi ho deciso di fare un road trip di 48 ore. Ho portato dietro Gennaro a riprendermi, andiamo in giro per 4 città d'Italia e cercherò di farvi un video tipo mezzo, tipo slow life in Italy. Questo è un po' il concept del video, che registrerò tutto quanto in ProRes Log solo con la fotocamera stock, e vedremo insieme come l'abbiamo realizzato e poi come l'abbiamo colorato. Vedrete il file finale e infine parleremo un pochettino e vi dirò la mia. Però a quel punto immagino che voi già abbiate la vostra opinione, e se volete ancora di più testare questi file trovate qua sotto in descrizione il link per scaricare alcuni sample in modo tale che li possiate provare per voi, colorarli, vedere insomma se questi file vi piacciono e fanno per voi. Detto questo, passiamo all'azione. Il piano è molto semplice: partiremo da Milano con prima tappa a Lerici per poi proseguire verso Portofino. Da lì ci sposteremo nel Monferrato, dove passeremo la notte per poi andare a visitare qualche borgo la mattina dopo, fare una tappa da un produttore vinicolo e andare ad esplorare un po' di locations a Torino. Da Torino torneremo poi la sera a Milano. È arrivato il momento di allacciare le cinture. Andiamo. Venite con me. Acqua, perché bisogna rimanere idratati. Questo è solo un litro e mezzo, è solo l'inizio. Cazzo, la camera me l'ho scordato. Lerici. E si parte. Il primo obiettivo di oggi è mettere qualcosa sotto i denti e fare qualche clip con Eleonora. La volevo chiedere se era possibile un posto per due tra un'ora. Guardi, noi oggi siamo chiusi, vi apriamo da domani, mi spiace. Ok, la ringrazio lo stesso. Prego. Stiamo prego. Finalmente arrivando in quel di Lerici e volevamo andare a mangiare in un posto tipico, ma è tutto chiuso. Mentre osservate i primi risultati di questo ProRes in 4K, è arrivata l'ospite di punta. Piacere, Eleonora. Dopo un po' di test in piena luce del giorno, è arrivato il momento di farsi una golden hour in spiaggia. Tra i vari test ho provato anche la cinematic mode, anche se ancora non mi ha convinto. Intanto ne approfitto per ringraziare Eleonora per essersi prestata a questo esperimento. Niente raga, abbiamo appena salutato Eleonora, adesso non facciamo tempo a beccarci il sunset a Portofino, quindi faremo una serata a Portofino, ma questo è il bello del road trip. E adesso andiamo a vederci il tramonto a Levanto, praticamente a casa mia, perché ci sono cresciuto e niente. Porterò Gennaro al ristorante molto probabilmente, la mia date. Dopo la cena a Levanto ci siamo spostati a Portofino per vedere un po' come il telefono si comportasse in low light. E mentre contempliamo gli ultimi file della giornata, ci avviamo verso il nostro hotel del Monferrato. Ancora non sapevamo che sorpresa ci aspettasse. Vieni a aprirvi. Va bene, sì, grazie mille. A posto. Grazie okay. Mille. Io cerco di arrivare il prima possibile. Buona serata. Cioè, raga, avete capito che dobbiamo fare 3 ore di viaggio perché c'è chiusa l'autostrada? Sto cercando di mettere l'autostrada e di entrare da qualche parte, se qualche punto è aperto, ma sono chiuse tutte le entrate.
per il road trip si fa tutto. 15 però la 26 per il momento, scusa e basta. Perfetto, ora vedo che dovevamo uscire. Abbiamo ancora 40 minuti da far fuori a tornanti. Ce l'abbiamo fatta, però ora dobbiamo capire se riusciamo ad entrare, visto che la tizia ci ha detto che andava a letto e la reception è chiusa. Adesso non risponde. Incredibile, incredibile. E siamo giunti alla fine del day one. È il momento di backuppare tutto e prepararsi per domani. L'obiettivo di oggi è portarsi a casa qualche borgo, mangiare qualcosa di tipico piemontese e poi fiondarsi nei pressi di Torino. Andiamo a provare l'Action Mode. Vado. Come cazzo è possibile? È impossibile, dai. Deve essere un meme. A Torino ho provato a registrare su SSD e i file a 60 fps, non penso poi di usarli nel video finale, ma vi lascio comunque qua qualche esempio. Nel frattempo si è fatta una certa. Dobbiamo riuscire a prendere un gelato storico, salire a vedere il tramonto e in questo momento siamo bloccati perché c'è un incidente su questa via, che è una via senza uscita. Ce la faremo? Lo scoprirete a breve. Quando ce la facciamo? No, quel giorno è giusto. Niente, il gelato lo sta andando a prendere Gennaro a piedi a questo punto perché non c'è verso. Sa di latte. È buono. Dopo un po' di peripezie siamo riusciti a portare a casa tutto anche qua e si conclude questo road trip. Un grazie speciale a Gennaro per aver condiviso con me questi due giorni. È il momento di guardarci il video. Ora che avete visto il video e vorrei sapere la vostra nei commenti, andiamo su Final Cut che vi faccio vedere un po' come sono questi file, come passare dal log ad un file colorato normalmente e effettivamente come ho realizzato e come ho ottenuto questo look che avete appena visto. Allora, per quanto riguarda i file, la prima cosa da fare è ovviamente convertirli. Partiamo dal presupposto che questo log a me piace davvero tanto, ma se andiamo a prenderci questa clip, uno dei metodi di conversione, che è quello che ahimè è di default su Final Cut, perché una volta che è importato un Apple Log, Final Cut riconosce che si tratta di un Apple Log e vi va a convertire subito con un LUT. Quello che succede se voi andate in Extended nella sezione info di Final Cut è che vi ritroverete con questa conversione già applicata in Apple Log. E questa clip convertita così proprio urla: sono stato realizzato con l'iPhone. E c'è davvero una nitidezza assurda, un look super contrastato, un look che
non mi piace affatto. Infatti non utilizzo mai i LUT di conversione direttamente integrati, perché effettivamente non ti danno alcun tipo di flessibilità in me. Per quanto siano comodi, perché per esempio ci sono anche i LUT di conversione, non so, di Panasonic, della mia stessa Sony, eccetera, quei profili colore. Quella che è l'alternativa, secondo me, è un attimo meglio. Se volete usare il LUT di conversione classico di Apple, che purtroppo non so se adesso sia cambiato qualcosa, ma quando lo scaricatore era solo per chi è iscritto al programma developer, non so per quale motivo, ma questo è il LUT di Apple. E la cosa interessante di applicarlo come custom LUT è che effettivamente abbiamo più parametri da utilizzare, quindi possiamo abbassarne il mix e quindi ottenere la conversione come piace a noi. La conversione che ho effettuato io in realtà è direttamente nel plugin con cui poi ho realizzato il film look, e adesso lo andiamo a vedere. Partiamo dal presupposto che il grosso, l'heavy lifting, lo fa tutto di Answer, che mi ha gentilmente offerto il plugin per questo video, e sono molto contento di potervi portare sul canale sia in questo video sia in video futuri, perché è parte del mio workflow e sono contento che abbiamo raggiunto anche una collaborazione. Trovate il link qua sotto per acquistarlo nel caso vi interessasse. Costa, però a livello di film look su Final Cut non ho mai trovato nulla di simile. Però prima vi faccio vedere cosa effettivamente può fare, poi capirete perché secondo me ne vale completamente la pena. Per quanto riguarda il look di questo video, diciamo che ancora prima di effettuare la conversione sono andato ad aggiungere del Gaussian Blur, questo per ridurre un po' quella nitidezza che sa molto di look filmato con il telefono, che purtroppo è ancora parzialmente presente, nonostante il log abbia fatto degli step assurdi in avanti, per quanto questi file effettivamente sembrino molto più professionali e molto più da camera. Allora, la conversione l'ho effettuata direttamente su The Answer, e adesso se ve lo vado a accendere già vedrete fondamentalmente il look praticamente finito, perché fa quasi tutto di Answer fondamentalmente. Di Answer è un plugin che va per step e si parte dall'input, per cui andiamo a scegliere il nostro spazio colore. Nel mio caso ovviamente andiamo a scegliere una camera, scegliamo l'iPhone e abbiamo tutti quanti i profili colore di Filmic, ma quello che ci interessa è l'Apple Log. Vi ricordo che ho usato soltanto la camera built-in, soltanto l'Apple Log di default, e quindi questo è il nostro profilo di conversione. E poi quello che si può andare a fare è, se ci sono degli aggiustamenti di esposizione, temperatura e quant'altro, lo possiamo andare a fare subito qua. Quello che ci viene poi in successione è la nostra emulazione, e ne abbiamo veramente una valanga. Quello che ho scelto è un semplice Vision 3 500, perché era il look che fondamentalmente mi piaceva di più. Quello che c'è, che è molto interessante, è che abbiamo anche la compressione, che è un aspetto che generalmente hanno solo le pellicole, per cui va a fare effettivamente la compressione sulle highlights schiacciando il file. L'altra cosa che sono andato a fare è leggermente una piccolissima espansione per andare a recuperare un pelo sia le ombre che le altre luci, ma è veramente un'espansione leggerissima. Quello che poi viene aggiunto a livello di print e di look è quella che è la stampa, perché il film, quando veniva poi stampato, il supporto su cui veniva stampato andava poi ad impattare ulteriormente quello che era il look finale del film. Quello che tendo a usare tantissimo è la 2383, che è la mia print preferita, che tra l'altro è la stessa che ho utilizzato poi per editare gran parte di questo video. Tutto il vlog è editato con la 2383. Quello che invece ho fatto qua è di utilizzare della semplice glossy paper, e contribuisce parecchio al look. Successivamente ci sono tutti quelli che sono invece gli effetti, che poi vanno a dare il grosso look, quindi la grana. Ci sono un sacco di preset con delle emulazioni a seconda di qual è la dimensione della vostra pellicola e qual è la sensitività di essa, e io sono andato a crearmi un mio preset perché volevo una grana molto molto fine, ma un ammontare abbastanza deciso, e quindi sono andato insomma a tweakarmela a mio piacimento. Veniamo alla relation, che secondo me è la migliore relation che si possa trovare a livello di Final Cut. Anche qua sono andato a ricrearla custom, perché ho ridotto di parecchio l'impatto, perché di default è estremamente elevata, come potete vedere. È veramente 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 pesante, e quindi tendo a non utilizzarne così tanto, soprattutto su un look del genere, dove comunque volevo dargli un effetto piuttosto naturale. Quindi sono stato su un 40% di impatto overall. Infine il blooming,
che aiuta a diffondere ulteriormente le highlights. Io non avevo nessun tipo di filtro di diffusione su questo video, per cui mi dà quella mano in più ad avere quel look diffuso. Quello che poi non ho utilizzato, che però sono potenziali opzioni, sono il damage, film breathing, il gate wave, che sono effetti che secondo me sono molto molto belli ma molto molto pesanti, troppo eccessivi per questo genere di video. Infine un po' di vignettatura la metto sempre, sia nelle foto che nei video, perché mi piace sempre chiudere i lati. E quindi niente, questo è quello che ho fatto. Ulteriormente sono andato ad aggiustare leggermente la tinta, perché era troppo arancione per i miei gusti, ma veramente un micro adjustment. Ho tolto leggermente dell'arancione perché era parecchio parecchio spinto nell'emulazione che ho scelto. E poi sono andato ad alzare leggermente la luminosità overall. Non è un look super contrastato, perché non era quella la direzione in cui volevo procedere, e è un look che onestamente mi soddisfa parecchio. E poi ovviamente ogni clip ha il suo fine tuning. Se noi andiamo adesso nel workspace di color, potete vedere insomma i grafici di tutte, e ognuna ha appunto il suo fine tuning a livello di esposizione, chi a livello di temperatura. In alcuni casi poi tra la conversione e tutto c'è bisogno sempre di fare qualche micro aggiustamento, più che altro perché molto spesso vengono fuori comunque molto flat. Per tirare fuori il massimo nella nostra clip ovviamente c'è sempre da fare tutta questa fase di correction. E questo insomma è il grosso di come sono andato a realizzare questo look fondamentalmente. Ok, arrivati a questo punto direi che avete in mano tutto quello di cui avete bisogno per trarre delle vostre conclusioni, ed è arrivato il momento di dirvi la mia. Partirei dal fatto che innanzitutto questi log spaccano, e l'avete già capito all'interno del resto del video. Ma la cosa pazzesca è che io personalmente ero molto scettico alla prima introduzione del ProRes, e infatti dissi che il gioco non valesse la candela. A mio avviso nella sua prima introduzione i file pesavano davvero troppo per quella che poi era la flessibilità che veniva offerta in post. Ma l'introduzione del log ha veramente svoltato la situazione. Sia perché adesso abbiamo anche un comparto più completo con la possibilità di registrare direttamente in SSD e la possibilità addirittura di registrare con l'app gratuita di Blackmagic, che non ho utilizzato in questo video perché volevo testare l'iPhone come mamma l'ha fatto, ma abbiamo anche questa possibilità con cui possiamo anche girare in 422 LT come formato di ProRes, e quindi avere dei file un po' più asciutti ma comunque mantenere un sacco di informazioni, un sacco di flessibilità in post. E questi file li ho provati anche a livello professionale, li potete prendere e matchare con le vostre camere professionali. Quando vedete Apple fare il suo evento girato tutto quanto con iPhone 15 Pro, non è per dire non serve più noleggiare la Real Alexa, ma è per farvi vedere che è talmente sofisticato e siamo arrivati a un livello talmente elevato che se noi prendiamo una produzione e sostituiamo una camera professionale con un iPhone, la maggior parte delle persone non sarà in grado di notare la differenza. E questa cosa ci ha portato secondo me ad avere forse il comparto video più completo in assoluto su uno smartphone. Parliamo invece di tasti dolenti di questo iPhone. Una cosa che non mi è piaciuta è il trasferimento dei files. Se non andiamo ad utilizzare l'SSD, e ve lo straconsiglio raga, vi svolta il workflow veramente, perché avete già tutto organizzato come se fosse una scheda SD, come se fosse una normale memoria di massa, la collegate, avete già tutti i file lì pronti, perché estrarre i file dall'iPhone è ancora super macchinoso. C'è ancora AirDrop che è troppo lento, nonostante abbiamo guadagnato le velocità della USB-C, bisogna sempre passare per Image Capture, ancora non c'è la possibilità di vedere l'iPhone come memoria di massa e trasferire i file che vogliamo. Di conseguenza sì, abbiamo guadagnato velocità, ma questi che vedete a schermo sono i metodi che Apple ci fornisce per trasferire i file, a mio avviso sono ancora troppo macchinosi. Un'altra cosa a livello sempre di user experience è quella che è l'app fotocamera. Secondo me l'app fotocamera, e lo dico da qualche anno, andrebbe ridisegnata, godrebbe di un redesign proprio a livello di user experience, perché è super complessa, visto che tutte le nuove feature che sono state introdotte sono state appiccicate sopra l'interfaccia, ed è diventata sempre più confusionaria di anno in anno, perché mano a mano che aumentano le impostazioni diventa sempre più complicato capire come disattivare il night mode, come forzare il flash, come attivare il ProRes. Alcune impostazioni sono lì, altre impostazioni bisogna passare da settings, diventa veramente macchinoso, e secondo me veramente sarebbe necessario, adesso che diventa sempre più completa, sempre più complessa, un'app del genere essere ridisegnata e reimmaginata proprio a livello di UI e UX. Parlando invece di quello che non mi è piaciuto troppo a livello di hardware, vabbè, abbiamo innanzitutto le limitazioni del sensore
cuore piccolo, ma qui purtroppo c'è poco da fare. Ve le elenco, ma non è che siano grosse mancanze, semplicemente sono conseguenze del sensore piccolo e delle fotocamere piccole, per cui l'eccessivo rumore in low light purtroppo è ancora presente per quanto sia migliorato, e il ghosting è ancora presente, però per quanto si tratti il vetro in qualche modo particolare, per quanto si tenda a avere l'apertura sempre più grande a livello di diaframma eccetera, purtroppo ci sono delle limitazioni che fisicamente sono veramente ma veramente complesse da risolvere, e queste sono ancora ahimè presenti. Non che siano gravissime, nel senso che io personalmente Portofino non l'ho inserito poi nell'edit finale perché era un po' troppo noisy, però insomma col della noise reduction, con altre cose, con altri accorgimenti, comunque sono file che sono alla fine utilizzabili. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è l'action button, che in teoria era anche interessante, il problema è come è stato eseguito, perché lo trovo troppo lontano e troppo scomodo da premere. Il mute switch, a parte che era super comodo ed era un feedback tattile che ti permetteva di capire subito se avevi il telefono in silenzioso o meno, anche senza tirare il telefono fuori dalla tasca, e quello purtroppo si è andato a perdere. Ma il mute switch era disegnato lì perché doveva essere lontano. Questo, per essere un action button, per quanto in teoria sia interessante a livello concettuale, essendo posizionato nello stesso punto di un tasto che deve essere lontano per non essere premuto erroneamente, questo è troppo lontano, per cui nella vita di tutti i giorni non mi ritrovo mai a premerlo. Ho provato a mapparlo a diverse cose, diverse funzionalità, in questo momento ce l'ho segnato come videocamera, in modo tale che prendo il telefono, faccio swipe, entro nella fotocamera, prendo il telefono, vado di action button, mi va diretto alla funzionalità video, ma non lo uso mai. Veramente non lo uso mai perché mi è troppo scomodo. Non mi riesco ad abituare ad andare a premere quel tasto, spesso premo il volume e finisco per non usarlo. Quindi bello a livello concettuale, a mio avviso avrebbe avuto molto più senso se fosse stato posizionato sul lato destro, sul lato in cui c'è il tasto di accensione e spegnimento. E a questo punto onestamente vi direi che ho detto tutto, perché dirvi che il ProMotion spacca, che lo schermo è bello, che la batteria dura tanto, anzi non dura tantissimo secondo me, a mio avviso dura il giusto, ma sono tutte cose che comunque avete già sentito in altre recensioni, ed è inutile e superfluo che ve lo ridica. Ma quello che secondo me veramente conta è capire se questo telefono fa per voi, e quindi ne vale la pena? A mio avviso sì, molto, però questo 15 Pro secondo me è super 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 di nicchia, ancora più di nicchia rispetto agli anni scorsi, perché se gli anni scorsi dicevamo comunque guadagniamo una 2x, comunque guadagniamo un comparto fotocamera più completo e superiamo delle mancanze grosse, adesso su un 15, per quanto sia simulata, è presente una 2x che va a rendere il comparto fotografico già sull'iPhone 15 super 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 completo. Quindi secondo me per il 90%, anche il 95% delle persone, l'iPhone 15 di base va super bene, va veramente stra bene a tutto quello di cui un qualsiasi utente medio possa aver bisogno. Se invece effettivamente pensate di trarre beneficio dalla LiDAR, dal tripla fotocamera, dai file RAW, dal ProRes, e quindi penso veramente soltanto poche applicazioni di fotografi che lavorano in ambienti run and gun, piuttosto che filmmaker che hanno bisogno di alcune cose particolari o creazioni di contenuti di un certo livello, a quel punto vi dico effettivamente ha senso, ma è una nicchia veramente piccola. Poi ovviamente come sempre un sacco di gente che non ha nemmeno idea di cosa sia un file RAW compra l'iPhone 15 Pro Max da 1 TB per dire che doveva far bene le foto a Ibiza, ma questo fa parte di quello che succede nella vita di tutti i giorni. Se volete fare effettivamente una spesa con cognizione di causa, fate caso a quello che poi è il vostro normale utilizzo. Detto questo, direi che non c'è molto altro se non dirvi grazie per essere arrivati fino a qui, grazie ancora di Answer per avermi fornito il plugin per questo video, e grazie per essere rimasti iscritti nonostante l'assenza di video. Quest'anno voglio concentrarmi di più su YouTube e voglio portarvi altri deep dive come questo, altri on field, altri contenuti, e davvero mi mancava fare video su YouTube e tutta questa esperienza di creare questo video per voi me l'ha ricordato. E niente, iscrivetevi, commentate, lasciate like, tutte le cose che insomma si dicono alla fine di un video, perché sono tutte cose che effettivamente aiutano il canale a crescere e supportano. Se acquistate le link qua sotto affiliati, date un sostegno enorme al canale senza spendere nulla di più. E nulla, io vi ringrazio ancora e come al solito ci si becca alla prossima.